Quante volte vi è capitato di acquistare un cellulare o computer portatile che magari funziona bene per un annetto circa, ma dopo qualche mese inizia ad accusare degli strani problemi alla sua batteria, addirittura scaricandosi nella metà del tempo? Beh, sei capitato proprio nel video giusto, perché oggi parleremo proprio delle batterie dei nostri dispositivi elettronici. Cercheremo di capire come funzionano e come far sì che esse durino il più a lungo possibile nel tempo. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti in questo nuovo video. Ma quanto fa arrabbiare quando andiamo a comprarci il nuovissimo portatile cellulare appena uscito di pacca che dura 8-9 ore di batteria e dopo un anno siamo di nuovo lì già pronti a doverlo cambiare perché è una batteria che sembra stata smitragliata da chissà quale problema catastrofico. Ma cerchiamo di capire perché avvengono questi fenomeni. Innanzitutto dovete sapere che sul mercato esistono diverse tipologie di batterie e questa distinzione vale sia per gli smartphone che per i portatili che fondamentalmente per ogni dispositivo che le utilizza. Abbiamo innanzitutto le batterie a litio. Queste batterie sono leggere, con un'ottima densità energetica e sono relativamente stabili. Tuttavia hanno una durata limitata e possono diventare molto instabili se le esponiamo a temperature troppo alte. Abbiamo dopo le batterie agli ioni di litio. Queste invece offrono una durata molto elevata e sono molto stabili e resistenti alle temperature. Quindi diciamo che in un certo senso sono considerate appunto le batterie migliori. Abbiamo infine le batterie al piombo. Queste ragazzi sono poco utilizzate nei dispositivi perché insomma piombo. A volte però li utilizzano ancora negli accumulatori energetici che vengono usati in casa, quelli che tiriamo fuori in caso di emergenza. Ora che abbiamo capito che esistono diverse tipologie di batterie, cerchiamo di comprendere quelle che sono almeno le basi di come funziona un processo di ricarica e di scarica di una batteria. Oppure non capirete mai per quale motivo è sensato seguire i consigli che vi darò in questo video su come migliorare la vita dei vostri dispositivi elettronici. Le batterie dei nostri dispositivi funzionano trasferendo energia da una cella all'altra. Voi dovete immaginare le batterie come questo enorme alveare con queste celle che contengono una certa quantità di energia. Quando utilizziamo il dispositivo e ci serve energia per eseguire le operazioni che facciamo al suo interno, l'energia viene prelevata da una o più celle della vostra batteria. Quindi è come se nel nostro alveare arriva qualcuno, prende una siringa e inizia a tirare fuori tutta quanta l'energia dalle nostre celle perché ci serve per funzionare. Viceversa, quando andiamo a ricaricare il dispositivo, prendiamo la siringona piena di energia e iniziamo a iniettare in tutte le celle un certo quantitativo energetico. Purtroppo però questo processo costante di iniettare e togliere energia dal nostro alveare va a danneggiare o addirittura a rompere alcune delle celle della nostra batteria, che nel tempo inizierà a performare sempre peggio. Con l'unità di misura chiamata mAh o milliampere ora andiamo a definire la dimensione del nostro alveare. Quindi quando andate a comprare il cellulare o il computer portatile nuovo e leggete sull'etichetta 3000 mAh oppure 7000 mAh, state semplicemente comprando un computer o un cellulare con una capacità, con un alveare più grande, e quindi avete la possibilità di immagazzinare più energia e di effettivamente utilizzare quel dispositivo più lungo nel tempo. Ma cavolo Dani, io ho comprato il nuovissimo iPhone 47 con 342.000 mAh e la batteria dopo un anno mi dura 3 ore rispetto alle 8. Ma perché succede questa roba? Ci sono diversi fattori che vanno ad influenzare la durata della batteria nel tempo. Partiamo dai più semplici: l'utilizzo troppo frequente del vostro cellulare o del vostro computer. Se voi state costantemente attaccati al vostro cellulare, la temperatura, come è normale che sia, si alza nel tempo. Purtroppo esporre la vostra batteria ad una temperatura molto elevata per un periodo di tempo abbastanza prolungato va a danneggiare le cellette in cui tenete l'energia al suo interno. E non pensate che la temperatura sia l'unico fattore che entra in gioco all'interno di questa storia. Se ad esempio noi prendessimo una semplice batteria, la infilassimo in un cassetto e la dimenticassimo lì per qualche mese, anche in questo caso faremmo dei gravi danni alle celle e al nostro alveare in grado di immagazzinare energia. È infatti appurato che le batterie, anche se non utilizzate, perdano con il tempo la propria capacità di immagazzinare in maniera efficiente ed efficace energia al proprio interno. E quindi che cosa fare? Esistono per caso dei modi con la quale possiamo estendere, allungare
allungare la durata della batteria anche se utilizziamo i nostri dispositivi tutti i giorni. Ma prima di cominciare ti invito in questo momento a lasciare un bel like e ad iscriverti al mio canale. In questo modo mi supportereste in maniera completamente gratuita e mi aiutereste davvero tantissimo nel riuscire a portare la tecnologia in maniera semplice ma soprattutto accessibile a tutti qui in Italia. Questa applicazione è chiamata AccuBattery, oltre 10 milioni di download con 4.6 stelle di recensioni. AccuBattery è un'applicazione veramente utilissima per migliorare e monitorare le prestazioni della batteria del tuo dispositivo. Questa applicazione è basata su recenti paper scientifici che hanno dimostrato che mantenere la batteria dello smartphone o del PC tra il 20% e l'80% sia il modo migliore per allungarne la durata e quindi la vita. E quindi no ragazzi, tenere il cellulare o il PC sotto carica per tutta la notte non farà mai del bene ai nostri dispositivi. E vi dirò di più, alcuni cellulari al giorno d'oggi implementano un meccanismo di smart charge che si sincronizza con il vostro sonno e, capendo a che ora vi alzate all'incirca la mattina, completa la ricarica esattamente qualche istante prima che il vostro sonno sia interrotto dalla sveglia. Quindi consiglio totale finale: tenete sempre la batteria del cellulare tra il 20% e l'80% se volete ovviamente massimizzare la sua vita e quindi la sua durata nel tempo. Se invece non vi interessa, collegate pure il telefono per tutta la notte, ma sappiate che in questo modo rovinerete la batteria. Ora vi lascio con un ultimissimo consiglio per gli smartphone: mi raccomando, utilizzate sempre solamente i caricatori originali forniti nella confezione, perché se comprate qualcosa a basso prezzo solo per risparmiare qualche euro, il vostro cellulare potrebbe finire come quello che avete visto nella copertina di questo video, ovviamente in maniera figurata, non vi esplode in tasca. Ora è tempo dei computer, non è un video di Dano senza un po' di comandi segreti del terminale che ci aiuteranno a migliorare anche la vita dei nostri laptop. Premiamo il pulsante Windows più R, all'interno di questa schermata andiamo a digitare powercfg/battery-report e guardate la magia, invio e guardate il terminale, lo strumento migliore del mondo, ci ha generato un file all'interno del nostro computer. Il file sarà all'interno del disco C, quindi entriamo nel disco C, entriamo all'interno di utenti e scegliamo il nostro nome utente, nel mio caso Bella. Il file da cercare è batteryreport.html e ovviamente lo possiamo generare solo se siamo su un PC portatile. Aprendo il file, queste che vedete a schermo sono tutte le caratteristiche della batteria del mio PC portatile e scendendo ci sono tutte le caratteristiche relative alla batteria del vostro computer. Quindi se comprate un portatile e volete capire se il tizio che ve l'ha venduto vi ha inculato perché la batteria dura molto di meno di quella dichiarata sul libretto delle istruzioni, vi basta scendere qui sotto e dare un'occhiata a questa schermata qua, la Battery Capacity History. Da quando il mio computer portatile è stato acquistato, ovvero nel 2017, la sua batteria di design, che era 48.000 mAh, era in realtà di 44.000. Questa discrepanza è in realtà normale, succede più o meno anche negli hard disk la stessa cosa, vi dicono che vi vendono un terabyte, ma in realtà non è un terabyte, è un pochettino di meno, è normale. Ma se voi scendete, notate quanto la mia batteria negli anni si è degradata. Partiamo da 44.000, 43, 40, 39, 38, 37 e adesso nel 2022, l'ho caricato giusto ieri, il mio portatile ha perso 4.000 di mWh rispetto a quando l'avevo acquistato. Passiamo infine ai miei consigli su come limitare i danni alle batterie dei vostri portatili. Purtroppo qui non esiste un tool veramente generico che vi consenta di risparmiare la batteria. Anche in questo caso il mio consiglio è quello di mantenere la batteria dei vostri dispositivi portatili tra il 20% e l'80% della carica massima. Alcune marche di portatili come l'HP oppure Lenovo oppure l'Asus vi consentono all'interno del BIOS oppure scaricando delle applicazioni proprietarie come questa MyAsus di tenere sotto controllo la batteria del vostro dispositivo andando a modificare la carica massima invece del 100% all'80%. Purtroppo immagino che molti di voi avrebbero preferito non scoprire che i vostri cellulari o portatili, se raggiungono il 100% di carica, in realtà si rovinano se continuate a caricarli. Ma secondo voi, quando inventeranno delle batterie intelligenti che ci eviteranno di fare queste pippe dalla mattina alla sera? Io vi aspetto nei commenti perché voglio sapere la vostra opinione su questa storia.